Alcuni fra i migliori talenti informatici italiani si sono sfidati in una gara per rendere più efficiente la gestione di reti ed infrastrutture del paese. Alessandra Azzolini. Volevo sfidare me stessa e provare a fare un progetto interessante. È stata un'esperienza veramente stressante. Stiamo ultimando le ultime cose per poter portare a termine qualcosa e provare a vincere contro gli altri. Non ho dormito gli ultimi due giorni, sono stanco però speranzoso. Le occhiaie sul volto, chini da due giorni sui computer. Sono programmatori, designer, start-up, sviluppatori. Molti li considerano dei nerd, smanettoni del computer che amano le scienze, portano gli occhiali e vestono casual. Ma questa volta è la pubblica amministrazione ad aver chiesto il loro aiuto. Il MISE ha organizzato al Talent Garden di Roma il Datathon, una maratona delle idee. La sfida per questi giovani talenti è far diventare più funzionale e trasparente il sistema informativo nazionale, il SINFI. È il catasto delle infrastrutture presenti sul territorio, 10 le squadre in campo. Noi stiamo aiutando a realizzare sistemi innovativi che permetteranno probabilmente di vivere meglio le nostre città e magari a Roma che hanno anche meno buche. Noi pensiamo che ci sia una necessità di rendere i dati complessi più fruibili attraverso una semplificazione a livello visivo. Al vincitore un premio di 10.000 euro e un contratto per sviluppare l'idea. Noi siamo i vincitori, abbiamo realizzato il prototipo di un software che permette l'automatizzazione e l'ottimizzazione rispetto ai progetti depositati in comuni da enti privati.